Questo programma è offerto da questo affascinante viaggio nel presepe vivente di Andretta. Michele è particolarmente contento, è giusto che sia così. Nel suo paese. Don Piercardo, innanzitutto ben ritrovato. Ben trovati. Ci siamo visti faceva caldo, stasera la temperatura è molto diversa, ma non fa nulla, questa è l'atmosfera di Natale. Bellissima iniziativa innanzitutto. Sì, davvero una bella iniziativa. Mi posso permettere di dire che la contentezza di Michele è legata anche a una sua partecipazione particolarmente coinvolgente appunto nella preparazione. È davvero una bella esperienza, soprattutto perché ci ha permesso di coinvolgere tutte le fasce d'età della popolazione. Davvero tanti ragazzi, adulti, bambini che in questi giorni, nonostante i giorni di festa, si sono dedicati anche alla preparazione delle varie botteghe, delle varie scene del percorso. Quindi davvero un momento di soddisfazione per tutti quanti vedere che questo sogno si sta realizzando. Non è una novità per Andretta, ma chiaramente ogni anno il ripetersi è sempre un'esperienza bella. Mi aspettavo di trovarti tra i personaggi del presepe, invece devi stare accanto a me anche stasera. Mi fai dire buonasera? Ti rendi conto che non mi hai fatto dire buonasera a casa mia? Prego, il microfono è tutto. Cioè tu mi stai maltrattando. Come sempre, mio. Amici di Italia Nostra, buonasera. È sempre un onore avere questo microfono in mano con questo marchio, il marchio di Italia Nostra, il marchio di Prima TV, ma farlo dal proprio paese, dal proprio centro storico dove si è nati e si è cresciuti, è oltre che un onore, chiaramente è un'emozione. Come diceva Anna, come diceva Don Piercarlo, un presepe vivente che in primis prova a mettere in campo una rappresentazione minimamente reale della natività, con tante sorprese, tanti particolari, e poi vuole, ha tre obiettivi. Questo è il primo. Il secondo è quello di mettere in luce la bellezza del nostro centro storico qui ad Andretta, dico nostro perché è anche il mio, e poi un momento di comunità. Don Piercarlo ci tiene tanto, Anna, te lo devi sapere, Don Piercarlo punta tantissimo a creare questi momenti, come è successo con la nostra diretta Un'estate in Tour, per far stare le persone insieme, far condividere non tanto l'evento insieme, ma la preparazione e anche il post-evento. Di questo sono felicissimo, e Don Piercarlo, sembra che ci sei riuscito anche stavolta. Non è merito mio, è merito di tutti gli andrettesi che si sono impegnati davvero con grande coraggio e grande forza perché riuscissimo in questa impresa. La cosa bella, lo sai qual è? Allora, tu devi sapere che in questo paese, quando mi vedono, per esempio queste due ragazze che sono scappate, quando mi vedono, ciao Michele, adesso non mi salutano. Chissà perché. Allora, facciamo una cosa, cerchiamo però di far
conoscere tutti i personaggi di questa rappresentazione. Salutiamo Don Piercarlo, che sicuramente lo troveremo dopo, perché dopo arriverà qua Monsignor Pasquale Cascio, e tu non lo sapevi. No, non lo sapevo. Andiamo però da questi, conosciamo i nomi, sta impallando la telecamera. Io non so come devo. Allora, vai tu, dai. Facciamo, conosciamo quali sono i ragazzi, i nomi, e poi andiamo da quegli angioletti che sono spettacolari, dai. Guarda, fa il direttore stasera. Ciao, personaggio, nome e cognome. Mi chiamo Mario Guglielmo e faccio il soldato. Luca Remaggio. Remaggio. Nome. Angelo. Nicola Baldassarre. Nicola Baldassarre, no, dove c'è lui, dove c'è lui, lo so, dove c'è lui, chissà perché, si sente l'altro soldato? Giuseppe. Dove andiamo adesso, Michele? Dai bambini, ma se vai tu, i bambini, loro si spaventano, Michele. Allora, andiamo. Questo è il più bello, come ti chiami? Mascotte degli Matteo. Matteo, perché sei arrabbiato, Matteo? Sei arrabbiato, Matteo? No. E facciamo un saluto alla telecamera? Saluto. Ciao. Ok, poi andiamo da? Rita. Sara. Miriam. Ci spostiamo. Gaia. Tonia. Micaela. Giuseppe. Hai visto Giuseppe? E tu vai da Antonella, però. Antonella è l'angioletto più grande. Antonella, è stato semplice mettere su tutto questo? Non credo, ma soprattutto giostrarsi tra tutti questi bambini, che poi angioletti non è che sono, come tutti i bimbi del resto. Forse semplice non tanto, però è stato piacevole, è stato un momento nostro di unione, di complicità, quindi bello, bello. Michele non è un angioletto, vero? Basta. È una parte di Michele e una parte di un angelo, l'altra parte... Dov'è la parte di angelo di Michele? Girati. Andiamo avanti. Non c'è niente di angioletto. La finisci che sei il mio paese? Appunto, la finisci? Mi devo vendicare di tutto ciò che subisco. Allora adesso partiamo con questo viaggio e ci avviamo verso il Tempio di Erode con i Re Magi che entrano da Erode, poi sentiremo la voce però di questi. Troviamo un compromesso, magari noi defiliamoci un attimo, altrimenti copriamo tutta la bellezza. Assolutamente sì. Oppure ci andiamo. Anche perché io ho notato che non avete lasciato nulla al caso, anche come costumi. Davvero complimenti. Poi ti racconto, c'è stata una sartoria al lavoro quasi H24. E tu hai fatto parte anche della sartoria, non credo? No, io ho lavorato con te, tu lo sai. Ah, va bene. Allora, prima di. Io direi di andare a conoscere un po' Erode. Che dici? Andiamo a conoscere Erode. Intanto questi soldati, come si chiamano questi soldati? Gianciulli Maurizio. Magnotta Raffaele. E soldati seri. Ci sono anche le ancelle di Erode. C'è una cosa di un livello alto. Allora, partiamo dalle ancelle. Il nome? Giusi. Tania. Poi c'è quel soggetto lì che si è inserito stamattina alle 11 nel... Si è inserito. Mario. E poi è lui. Dopo ti dico, lui ha un ruolo politico, ti hanno detto, dopo ti dico qual è. Fuori onda, perché vabbè. Vai tu da Erode, vai. Facciamo che questo ruolo non è capitato a caso. Vai tu da Erode. No, vai. Non si dice. Buonasera. Il ruolo l'abbiamo capito. Nome e cognome? Massimo Ferrarelli. Massimo... La serata promette bene, i visitatori sono tanti, non può esserci che soddisfazione da parte vostra? Tanta, sì. Dopo tutta la fatica per realizzare questo presepe, la soddisfazione è veramente tanta, sì. Oddio Massimo, non è per contraddirti, però tutta sta fatica da parte tua, che stai comodamente seduto, non è che la vedo, però... diciamo che in questo momento mi riposo... Però perché Michele dice ho lavorato. Vabbè, Michele, poi queste cose li svegliamo a telecamere spente. Va bene. Partita da lontano, è un miraggio, forse no.
senza chiedersi perché. Vecchi, giovani e bambini, ricchi, poveri anche re, sembra andare verso un punto con precisa volontà, l'ascendendo all'orizzonte ogni dubbio chiarirà. Luce che illumini la via, infondi tutti l'allegria, chiunque segue la tua scia, respira un poco di magia. Luce che illumini la via, infondi tutti l'allegria, chiunque segue la tua scia, respira un poco di magia. Hai visto? Hai visto? Che fa l'assistente al microfono adesso? Certo. Fatti il microfono tuo e sposta. Cosa c'è adesso, visto che sei tutto? Non lo so, sono arrivata in soccorso dell'angelo più grande. Allora, adesso i re magi vanno da Erode, quindi per piacere, non fare sempre la protagonista che deve stare sempre in mezzo, no, spostati. No, certo, più posso fare la Befana. Perché i re magi sono da Erode, ok? Ok. Quindi ascoltiamo un poco che succede. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo di Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città preferite di Giuda? Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore della mia terra, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente del bambino. Fatemelo sapere subito, in modo che venga anch'io ad adorarlo. Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. E adesso continuiamo. Vieni con me adesso, vieni. Ma il nostro Luciano dov'è? Luciano è impegnato, impegnatissimo. Noi però adesso andiamo avanti, anche con un po' di spalle alle telecamere, e proviamo, ti faccio vedere qualcosa di particolare. Vedi se ci fanno passare. Vedi che c'è qua? Questa è la casa degli angioletti. Vedi questi angioletti come sono carini qua? Angioletti, voi mangiate e Luciano no? Ma che state scherzando? Angioletto, tu sei già, io già ho dimenticato il tuo nome, come hai detto che ti chiami? Matteo. Che stai mangiando, Matteo? Il tarallo. Ma adesso dimmi la verità, tu sei un angioletto sempre o fai l'angioletto solo stasera? Di la verità però, eh? Quella è la sorella. Solo stasera. Però lo vedi, lo ammette. E tu invece sei un angioletto tutto l'anno? No. Tutti angioletti cattivi siete qua. No, chi di voi è un angioletto? Nessuno. Chi di voi è un angioletto per tutto l'anno? Nessuno. Guarda, Michele, tutti che dicono la verità, fanno gli angioletti, lui, devono dire per forza. Lui? Sì. Tu sei un angioletto tutto l'anno? Sì. No.
No, nessun angioletto tutto là. Vuoi sentire la musica? Sì, il richiamo. C'è un richiamo. Qui cosa succede adesso? Nell'incenso di Baldassarre. Qui. Suonatori. Allora, siamo con Antonio, Tommaso, Pasquale, clarinetto, organetto, questa non sa niente, andiamo amici, questa non sa nulla, questa non sa una parola. Adesso la porto in una bottega, in una taverna, dove ti faranno tremare. Michele, però io non vedo. Che succede, Michele? Io mi fido, ma sempre fino a un certo punto. Qua che sei? La taverna dei briganti. Ah, qua stanno i cattivi. Qua ci sono i cattivi. Ma sono tutti cattivi. Qua sono tutti cattivi. Buonasera, veniamo in pace. Buonasera, noi, buonasera. Eh? Buonasera. Noi siamo qui in pace. Buonasera. Questi sono tutti ragazzi e lui è il capo banda. Lui la tiene proprio la faccia di cattivo. No, lui c'ha un'altra faccia, ma non posso dire qual è. La tiene proprio la faccia. Allora, siamo con Michele, Angelo, Giuseppe, Luigi, Giovanni. No, portata no. Michele, c'è anche dei cattivi. Mangi no, tu. È finita per te. Vedi, mi voleva picchiare. E dai che. Vedi? Ma io penso che se alzati un po' tu, se si alza quel cattivo là. Ma Michele, ti vedo messo male con questo cattivo. Cattivi, è ottimo, passo più tardi. Arrivederci. Hai visto i trofei di guerra? I trofei di guerra, la volpe, l'airone? No, questo è... No, non è un airone quello. Abbiamo detto chi siamo? Giovanni, Luigi, Giuseppe, Angelo, Michele. I cinque briganti del presepe di Andretta. Andiamo. È meglio che ce ne andiamo. Vabbè, tu hai fatto il tuo però. Mentre Anna continua con i saluti, ormai Anna è di casa qui. È una star ad Andretta. Anna è di casa, salutiamo gli amici che... Michele, perché ti... Vabbè, veniamo dopo, ci vediamo più tardi. Lucio, ci vediamo più tardi. No, no, ma dopo saremo qua chiaramente. E adesso, che facciamo adesso? Se siamo pronti, Antonella, siamo pronti. Ascolta questi bambini, senti un poco le bravure di Andretta, senti? Adesso ti porto da uno scalpellino dopo. Scalpellino d'oro. Abbiamo una regia di eccezione. Nella notte di Natal sono scesi dal cielo cori d'angeli per annunziare Gesù tra le Bravi? Bravissimi. Ma sono bravi proprio? È vero.
Si vede che non hanno preso lezioni da te. Ma smetti che stanno cantando i bambini. Sei insensibile. Ok, bravissima. Io mi sento osservata, guarda quanta gente sta presso a noi. E ci riconoscono, mi conoscono tutti. Mi conoscono tutti, ce ne andiamo, ce ne andiamo. C'è anche qualche. Guarda, Luciano sta venendo con noi, Luciano sta venendo con noi. Io mi sento osservata. Adesso, se Luciano, Luciano, vieni, 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 vieni. Vieni Luciano, vieni, vieni. Vieni Luciano, vieni, vieni. Vieni, 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 vieni Luciano, vieni. Questo, anche se c'è un cellulare, questo qua è lo scalpellino del presepe di Andretta. Te lo lascio. Perché lo lascio? Allora, come sta andando? Innanzitutto nome e cognome. Luigi Terlizzi. Quante? Viene troppo da ridere. Come sta andando oggi? Malissimo, grazie, adesso che non so. Si stanno mettendo belle le cose. Sì, sì. Da che ora lavori stamattina? Dalle 8. Dalle 8, ok. Lo vedo un po' isolato però. No, ma sì. Lui ha un lavoro particolare. Ha un lavoro sì. Particolare. Cioè? È lo scalpellino. Ah, perché lui ecco. Ci fai vedere, non facci vedere un poco? Facci vedere. Ma gli angioletti ci stanno aspettando, non lo so. Vediamo un po'. Ah, guarda. Quanto sei bravo. Sei proprio bravo. Nulla viene per caso. Sei eccezionale. E allora, poiché il presepe è ancora lungo e noi abbiamo tante parti ancora per questo nostro speciale, io direi di fare una cosa molto semplice, di andare in pubblicità. E poi torniamo subito qua. Pubblicità. E siamo ancora al presepe. Vivente di Andretta, purtroppo quando. È troppo vivente questo presepe. Quando ti chiamano gli amici, anche. Infatti, è un poco troppo vivente. Chi sono quei due signori? Sono due signori, due amici. Fino a uomo, vai donna, tu. Li vedo, guarda. Se Luciano. Luciano, andiamo? Siamo con. Michele Tedesco. Maria Frieri. Parla l'uomo o la donna? Parla l'uomo. Il fatto, sai qual è? Che lui ha detto a lei, parla l'uomo. Il che significa che l'uomo in casa è lei. Certo. E io non avevo dubbi di questo. È la donna che porta i pantaloni. Allora, come sta andando? Che ci abbiamo qua? Abbiamo un po' di lavoretti che l'artista Maria Frieri, non io sono un semplice accompagnatore, quindi non è, solo che porto i pacchi praticamente, lei è l'artista. E abbiamo dei lavoretti artigianali. Che potrebbe spiegare meglio lei, però non io. Si emoziona, gli spiega? Ok, e allora noi sono artigianali che vengono esposti in varie occasioni. Esattamente, sì. Lei propone la sua arte, perché è un'arte, in effetti credo certo. Sia una vera e propria arte. Va bene, okay. Vi ringraziamo, a dopo. Grazie. Anna, vieni. Angioletti, ci fate passare? Fate gli angioletti, fateci passare. Fate i bravi. Vedi? I re magi si aspettano qua. C'è un problema. Saluta mio padre. Ciao. Luciano, vieni. Andiamo, hanno paura delle telecamere. C'è anche tanti cugini, amici. Bellissimo. Oh, chi c'è qua? Vieni qua. Buonasera. Sai chi è questa qua? No. È la figlia di quell'amico mio che stava là. Ma l'ho vista già una volta a Matteo. Sì, a Matteo. Bra- vero? Ah, Michele. Ciao. Dici ciao, mamma. Non vuole dire. È troppa luce. Sta andando bene? Sì, tutto bene. E andiamo dal macellaio, andiamo. In beccheria? Andiamo in beccheria. Lui si chiama Ciccio. Vieni, non morde, vieni. Sembra così, ma non morde. No, non morda. Ciccio, che ci fai vedere che stai facendo? Ciccio, una bella cotica a quest'ora, non la disdegnerei. Ecco, è una cotica di maiale, naturalmente, perché
e sto cercando di togliere un po' di grasso in modo non c'è da poter bisogno. Fare gli involtini di Cotica che sono ottimi. Che sono ottimi. E quando li mangiamo, cioè, andiamo a fare qualcosa Michele, per il ritorno? Michele, non ne parliamo quando Michele, se ne mangerebbe. Michele qualcosa l'ha mangiato. Ah, invece voi no, eh? No, noi no, ci siamo mantenuti leggeri. Se però Luciano, mentre noi parliamo con Ciccio, va su quel punto là, perché abbiamo... Lì c'è una casa particolare, giusto Ciccio? Sì, quella è la casa dell'allevatrice, dell'epoca. Cioè quando sono nato io è stata lei che ha preso il parto a mia madre. E l'abbiamo illuminata perché tante persone la ricordano. Ti piace certo, questa cosa? Certo, comincia tutto da lì. Sì. Ho una voglia di un panino io. Salutiamo Ciccio. Come sempre. Salutiamo cioè, Ciccio. Qua si vende la signora. Andiamo. Particolarissimo quel forno. Vedi, questo è un forno vero a tutti gli effetti. Ma e c'è abbiamo... qualcosa di cotto? Andiamo a vedere. Cerchiamo di capire cosa stanno facendo. Allora, questo è il pane. Vieni. E informiamo. Questo ora. È quel signore. Di cui ti parlavo. Sta infornando? Sì. Come sta andando? Benissimo. Stiamo guadagnando tanti soldi. Ci dovrebbe vedere un nostro amico in questo momento. Ok, vabbè. Ma c'è qualcosa di cotto? Quelli sono gli scotti. Ah, facciamo assaggiare. Oh, prodotti grazie. Della casa. Quindi. Cioè, tu mangi sempre praticamente. Buone. Vai tu da Sara, quella è Sara. Tony, basta che esagera poi. Sara, ne hai preparati tu? Sì, sì, certo. Li abbiamo infornati poco fa. E adesso stiamo preparando anche gli sfilatini per infornare fra poco. Per infornare fra poco? Sì. Quindi se ritornate più tardi. Se torniamo a telecamere spente, che troviamo? Meglio non dirlo. Meglio non dirlo? Sì, sì, sì. Sì ma qualcosa troviamo? Certo. E allora torniamo. Non ti preoccupare. Tu prepara, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Noi torniamo. Michele, sono per gli ospiti. Michele, tu già hai fatto un furto dai briganti. Già hai fatto un furto dai briganti. E che furto? Andiamo, continuiamo. Adesso ci sarà una cosa molto importante. Vabbè, sentiamo la filodiffusione, sentiamo. Adesso vedremo alcuni mercanti. Alcuni mercanti che chiedono ai maggi dov'è la capanna. Però prima, sperando che io ci riesca, perché è strano, Anna, credimi, no, vai vado tu, io. Vai. Vado io. Allora, dovete sapere che ricordami il nome, Raffaele, in arte bottaio, nel presepe fa il bottaio, è uno dei più grandi amici del nostro Michele Miele. Ce ne Bene, potrebbe sì. dire di ogni, ma... Mi astengo. La serata, non lo pensare, sono io che dico che la serata non consente di dirne di ogni, non perché lui ti fa segno così. Poi non mancherà occasione per svelare gli qualcosa arcani, di Michele gli Miele. Arcani, sì. Gli C'è arcani. Tanto da svelare? Assolutamente sì. Vero? Assolutamente sì, confermo. Confermi? Sì, sì, sì. Vabbè, Michele, sei sistemato comunque. Abbiamo visto la figlia di Raffaele. Quella, la bellissima bimba che abbiamo visto Lucia, là. Lucia, sì, Lucia. Vedi, tenta di distrarmi, vabbè. Veniamo al dunque, la serata come sta andando? Bene, benissimo, in questa splendida grotta riesco ad avere anche caldo, grazie alla mia attività lavorativa, ma soprattutto grazie a queste belle grotte che ci permettono di stare in un ambiente molto molto accogliente. Molto molto accogliente sì, molto riparato pure, ma caldo no, eh. Il bello di queste grotte è che hanno la stessa temperatura 12 mesi l'anno, quindi tra gli 8 e i 12 gradi sia d'inverno che d'estate. Magari sarà più piacevole tornarci tra qualche mese. Vi aspetteremo anche tra qualche mese. Vedi, quello mi fa segno, schiocca le dita, mi sta chiamando, vedi io cosa mi sono Buona ridotta, grazie, che Michele Miele schiocca le dita e io lo raggiungo, guardate un po' a cosa mi sono ridotta, ma questo solo per il presepe.
Michele, così stai proprio benissimo, guarda. Se lo sali più su, salilo più su, copriti e ancora meglio. Guarda, guarda, guarda che fa Michele Miele. Dove andiamo? Adesso c'è un'altra scenetta, qua la vogliamo sentire? Spostati per piacere, avanti. Sposta, sparisci, ok, sparisci. Siamo pronti? La grotta di Betlemme incontrarono tra gli altri pastori e mercanti che restarono incuriositi dalla loro presenza. Ma chi sono costoro, vestiti d'oro e d'argento, che viaggiano nella nostra terra? Potrebbero essere stranieri venuti da lontano per onorare il re Erode. No, loro sono già stati da Erode, ma sono qui per il nostro re. Si dice che stanno seguendo una stella e cercano una capanna. Sì, la capanna di Betlemme. Dicono che è nato un bambino, il re dei Giudei. È così, stanno seguendo una stella e vanno a Betlemme per adorare Gesù, il re dei Giudei. Quando saremo... Siamo qui per il bambino, il re dei giudei. Siamo qui per adorarlo e la stella ci porterà da lui. Mandate un pastore ad avvisarci. Vogliamo venire anche noi ad adorarlo. I magi così continuarono il loro viaggio ed i mercanti restarono in attesa, pronti per recarsi alla capanna di Betlemme per venerare il bambino. Dove ho perso Anna Guerriero di nuovo io? Ti è piaciuta questa scenetta? Bellissima, è tutto bello. Ok, perché parli? Perché parli? Vogliamo conoscere questi ragazzi? Non li abbiamo non li hai ancora presentati. No, tu stai perdendo colpa, tu stai in uno spettacolo. Sta con un panino in mano così e non si vuole far vedere. Adesso andiamo. È uno spettacolo. Andiamo dai ragazzi. Allora, come ti chiami? Asia. Miriam. Antonella. Antonio. Francesca. Valeria. Alessia. Oh, queste ragazzine hanno fatto questa cosa bellissima e adesso noi andiamo, ti porto da alcune botteghe di un tempo, quelle botteghe che comunque piacevano tanto e che questa... A me le botteghe di un tempo piacciono ancora. Ok, questa è la bottega delle spezie, lì c'era la bottega dell'ortolano, vedi quante belle cose. Poi andiamo nel momento in cui... Ciao, ciao! Ciao! Guardiamo là! Salutiamo tutti. Ciao. Oh, ha salutato. C'è qualche bimbo un poco arrabbiato. È perché vede me e ha paura, capito? Meno male che... Oh, i fuochi vanno. Anna, devi essere sincera, ti sta piacendo? Assai. Ti piace? Molto, molto. Oh, adesso andiamo dallo stagnino. Andiamo dallo stagnino. Lo stagnino si chiama? Stagnino. No, il nome è tuo. Nicola. Nicola lo stagnino. Nicola, come stanno andando le cose? Tutto bene. Ci sono clienti? C'è qualcuno? Certo, certo. Ok, adesso invece... E poi andiamo. Buonasera. Un'aspetta. Dall'amico dello stagnino. Dall'amico... Veramente dall'amico dello stagnino. Siamo colleghi, anche se non potremo stare vicino perché c'è del fuoco e della paglia, perché qui impagliamo le sedie. Sì, però non impagliamo le sedie, sempre uno che sta a Bolzano. Dillo in dialetto. Impagliamo il seggio, comunque. Anche Ramigiana... Il tuo ruolo è... L'umbaglia seggi. Oh, no. Anche se è molto strano impagliarle con il martello, però chi sa impagliare impaglia anche col martello. Ok, allora facci vedere, visto che stai impagliando. Questo significa? È solo che mo sei arrivato sul finale, proprio quando abbiamo finito di impagliare. Ora ricominciamo, al prossimo giro facciamo vedere tutta la procedura da capo. Aspetta che noi passiamo, questo freddo sicuro torniamo. Aspettiamo. Non ti muovere. Buona paglia a tutti. Buona paglia. Questo signore che sembra... Sembra più il ladrone. Quando... Questo signore te lo presento, si chiama Antonio Agocella. E che fai? Il forgiatore? Il forgiaro. Non parlare italiano troppo pure tu. Forgiaro. Antonio, come stanno andando le cose? Stiamo bene, stiamo facendo un trip per cogliere la maestra. Traduco? Traduci, Michele. Stiamo costruendo un treppiedi per cucinare la minestra, vedi? Per metterlo vicino al camino e poggiarsi sopra il tegame o la pendola. Vedi, tutto dal vivo qua al presidente di Andretta, tutto dal vivo. Metti il dito, vedi se va bene. Scotta? Mio nonno lo faceva questo. Comunque, Antonio, vuoi assaggiare? Ciao, salutiamo Antonio.
Adesso di Porto abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato del... Comunque, il percorso è stupendo. Ti piace? Davvero complimenti, guarda, non abbiamo lasciato nulla al caso. Abbiamo parlato... Bello, 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 bravi. Adesso però dobbiamo andare... Dove andiamo? Due persone particolarmente serie, direi. Guarda, così, dai saggi. Non abbiamo lasciato nulla al caso. Entro io, entri tu? No, entra tu. Entro io. Ok, ok, allora siamo con... devo alzare la voce. Siamo con... Pasquale Iannelli. Mio professore delle scuole medie, quindi devo essere serio. E poi composto. Poi ti faccio una domanda, aspetta. E con? Teresa Stiso. Allora ti faccio una domanda. Dove hai visto, tu lavori in redazione quotidianamente? Sì, Michele, non mi dire dove li hai visti, perché io per... No, no, nulla, è mia zia, tranquilla, fa sempre così. Fa sempre così. Ciao. Per la mia poca Ciao. Memoria... E chi è quella, questa signora? Non mi ricordo. L'abbiamo vista nel... cioè, purtroppo quando giochi in casa, questo succede. La commemorazione di Pasquale Stiso. E tu eri distratta quando io ho fatto il servizio in redazione. Stop, quindi è tutto questo. I saggi adesso ci fanno ascoltare qualche cosa che hanno preso praticamente da testi del passato e stanno... raccontando alle persone che si fermano qua, vogliono sentire, abbiamo visto il Forgiara, e qua abbiamo una bottega di tranquillità, di saggezza, di saperi. E noi che ci facciamo qua, Michele? Io ascoltate la voce dei saggi. Certo. Siamo pronti? Partiamo con il professor Iannelli? Ok, professore, io ti faccio pure da stecca, non devi fare, io ti mando pure il microfono, vai. La leggenda del vischio. Il vecchio mercante si girava e rigirava senza poter prendere sonno. Gli affari quel giorno erano andati benissimo. Comprando a 10, vendendo a 20, moneta su moneta, aveva fatto un bel mucchietto di denari. Si levò, li volle contare. Erano monete passate chissà in quante mani, guadagnate chissà con quanta fatica, ma quelle mani e quella fatica a lui non dicevano niente. Il mercante non poteva dormire, uscì di casa e vide gente che andava da tutte le parti verso lo stesso luogo. Pareva che tutti si fossero passati la parola per partecipare a una festa. Qualche mano si tese verso di lui, qualche voce si levò. «Fratello», gli gridarono, «non vieni?» «Fratello, a lui fratello!» «Ma che erano questi, matti? Lui non aveva fratelli». Era un mercante e per lui non c'erano che clienti, chi comprava e chi vendeva. Ma dove andavano? Si mosse un po' curioso, si unì a un gruppo di vecchi e di fanciulli. Fratello? Oh, certo, sarebbe stato anche bello avere tanti fratelli, ma il cuore gli sussurrava che non poteva essere loro fratello. Quante volte li aveva ingannati? Comprava 10 e rivendeva 20 e rubava sul peso e piangeva miseria per vender più caro e speculava sul bisogno dei poveri. E mai la sua mano si apriva per donare. No, lui non poteva essere fratello a quella povera gente che aveva sempre sfruttata, ingannata, tradita. Eppure tutti gli camminavano a fianco ed era giunto con loro davanti alla grotta di Betlemme. Ora li vedeva entrare e nessuno era a mani vuote. Anche i poveri avevano qualcosa. E lui non aveva niente, lui che era ricco. Entrò nella grotta insieme con gli altri, si inginocchiò insieme agli altri. «Signore», esclamò, «ho trattato male i miei fratelli, perdonami». E proruppe in pianto. Appoggiato un albero davanti alla grotta, il mercante continuò a piangere e il suo cuore cambiò. Alla prima luce dell'alba, quelle lacrime splendettero come perle in mezzo a due foglioline. Era nato il vischio. Anna, hai visto quanto sono bravi ad Andretta? Sono bravissimi. A differenza tua. Soprattutto
Mi complimento per il tono, per la voce del professore. Ha quasi, una quasi, voce... Quasi ci credo. Ha una voce... No, no, è vero. Ha una voce che non può che attirare l'attenzione. Ma non esageriamo, andiamo. Complimenti a Teresa. Grazie. E al professor Iannelli. E andiamo avanti, andiamo avanti. Anna, vedi che c'è qua? Vedi, vedi qua che c'è? Vedi cosa abbiamo? Cosa abbiamo qua? Cosa abbiamo qua? Le turtorelle. Ah, qua abbiamo altri due mercanti che hanno freddo, secondo me. Sono? Giusy. E Antonio. Antonio, sei stanco? Dimmi perché stai così. No, no, non sono stanco. Non è che al ritorno vi troveremo dormendo, no? Antonio. Giusy, come si comporta tuo fratello? Bene, non ci lamentiamo. Ti vuole bene tua sorella, ha detto sì. Una cosa, vabbè, ok. Poi, vedi cosa abbiamo qua? Anna! Lo sapevo! Anna! Chi ha chiuso Anna qua dentro? L'altra chi è? L'altra è mia zia, che è là avanti. L'altra chi è? Emi! Hai visto? Ok. Vabbè, andiamo. La gioia di tutti, vai. Andiamo avanti, andiamo avanti. Oh, come sono belli. Sembrano due sardi. Che stanno facendo queste due signore? Cardando la lana. Guardiamo le pecorelle. Oh, non le avevo viste. Ciao Emiliana, ciao. Ok, non esageriamo, se no mi picchiano. Siamo con? Loredana. Tina. Tina e Loredana che fanno? La lana. Siamo due pastorelle. Ma mi avevate promesso qualcosa, più tardi ripassiamo? Sì, più tardi quando tornate. I viandanti devono essere rifocillati. Oh, rifocilliamo questo ragazzo qua che... Vedi? Stai calma, vedi? Oh. I viandanti vanno rifocillati. Oh. Prego. Un attimo, noi dobbiamo... Si saranno raffreddate. Ma ne odio. Dobbiamo rifocillare. Dobbiamo rifocillare lui soprattutto. Oh. E allora rifocillati tu, salutiamo Tina e Loredana e andiamo avanti. Luciano, vieni. C'è la pecorella. Anna, hai visto? Anche freddo e buono. Tanto freddo, io saluto mio padre. Nel frattempo, vabbè, capita. Oh. E siamo nei pressi della capanna. Il bue? L'asinello. Il bambino dove? Il bambino è là, c'è il bambino. Ti piace questa fontana? Sì. Perché il bue ha deciso di darci le spalle? Era un po' nervoso. Armonia, cantando Maria, la nanna Gesù, con voce divina. Dormi, oh figlio, il mio cuore.
bravissimi. Io lo vorrei un applauso. Sì, 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 sì. Non lo fanno, non lo fanno. Andiamo, andiamo dall'asinello. Vuoi fare l'intervista all'asinello? Attenzione, Anna. Vuoi fare no, no. Il nome? Omar. Omar. Il nome dell'asinello? Il nome dell'asinello? No, no, il tuo. Ah, Gabriele. Ok. Adesso andiamo, anche se non è uno spettacolo bellissimo, però. No, ma guarda, no, Michele, dal buio ci vai tu. Io ci vado io, ci vado io. Soltanto a capire. Come si chiama? Primavera. E tu come ti chiami? Gerardo. Gerardo? Ma tutto. Perché prima quando noi stavamo là a San Giuseppe ti guardava e rideva? Che si chiama Michele come me, andiamo. Ah. Vieni. San Giuseppe sotto vendite spoglie, si chiama Michele. Fai la persona seria, stiamo entrando nella capanna. Almeno adesso. Perché? Ma mi fai fare ti guardava e rideva. Perché ridevi quando guardavi Michele? C'è una complicità. C'è una complicità. Ci siamo capiti al volo. C'è il bambino. Fai la persona seria, siamo dalla capanna di Gesù. Che dorme il bambino, è nato già da qualche giorno, lasciamolo stare in Santa allora, Pace. San Giuseppe si chiama? Michele, già mi ha presentato il collega. E la Madonna si chiama? Lili. Hai visto quanto sono belli? No, ma lui tu adesso li vedi così, te li volevo far vedere 3 ore fa come stava. In che senso, Michele? Sono stati tra i protagonisti, non soltanto i protagonisti, ma tra i protagonisti. Ma loro sono Giuseppe e Maria anche nella vita, eh sì, no? Eh sì, sì. Ne facciamo una. Visto, si vede, non lo so perché. Ok, me ne però sono accorta. Facciamo una cosa? Sì. Lanciamo quest'ultimo canto e poi finisce, salutiamo Michele e Lilli e poi finisce la parte. Perché penso che fino adesso abbiamo fatto i seri. Sì, abbiamo provato a fare i seri. Bravo. Bravo. E allora poi partiamo con il. C'è tua zia che ha detto non vi sento, ma che vuole sentire e non tua lo so, zia? Non lo so, non lo so. Fa non sempre così. Fa sempre così. Antonella prego. Mi sta dicendo una cosa. Vieni ma qua. Perché parliamo a bassa non voce? So, scusami. Non lo so. Questa è la parte più importante, fai la persona seria. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Ok, e adesso dovrebbe esserci. Secondo te che c'è adesso? Sono Michele, che c'è adesso? Ti stai emozionando, andiamo a dirlo. È difficile, è strano. Dovrebbe esserci quello che sta arrivando. Tu sei. Vabbè, hanno fatto una finta. Vai. Adesso però partono, eh? Siamo pronti? Tu scendi dalle stelle. Non cantare, Anna. Finta. A te che sei del mondo, il creatore, mancano panni e fuoco. Io direi una cosa adesso.
Adesso finiamo questa parte, finita la visita, questa è una visita guidata che abbiamo fatto nel presepe vivente di Andretta. Vi vorrei un po' divertire, una ventina di minuti per l'ultima parte. Andiamo tra i miei amici. Soli, sì, tra i miei amici, a briglie sciolte. Come... briglie sciolte. Ci portiamo l'asinello. Direi di andare in pubblicità e poi partiamo per questa ultima parte. Come si chiama? Giosuè, vedi, pastorello, per l'ultima, un'ultimissima parte piena di emozioni e di tanti amici qui dal presepe vivente di Andretta. Anna, dove andiamo? In pubblicità. Pubblicità. Anna Guerriero, siamo con il sindaco Giuseppe Guglielmo, parte quest'ultimo nostro percorso, questo piccolo viaggio che abbiamo fatto. Ti è piaciuta l'Andretta? Assolutamente sì, abbiamo provato a fare il percorso tra virgolette sacro in serietà massima, ma sindaco non è che ci siamo sempre riusciti, adesso vogliamo sbizzarrirci un po'. Lei è d'accordo con noi? Diciamo che la serata è una di quelle serate belle idonee per fare questo tipo di manifestazione. Un applauso agli organizzatori perché è stato curato nei particolari, i ragazzi ci hanno messo il cuore, l'enfasi, hanno cercato di coniare questi due aspetti religiosi e un pochino far rivivere diciamo con tramite presepe vivente quello che erano un pochino le tradizioni e i momenti vissuti in questo borgo nostro di Andretta. E questa è una fortuna, sindaco, che lei può avere a disposizione un parroco, dei giovani che si mettono insieme e fanno tutte queste cose, perché in altre realtà, a cominciare dal capoluogo, queste tradizioni purtroppo vanno scemando. Beh, sicuramente è un'opportunità anche di far conoscere il nostro territorio e dietro ogni iniziativa c'è tanto impegno e io spero e mi auguro che ognuno possa apprezzare lo sforzo che è stato fatto in questi giorni preparatori a questo evento. Io mi auguro di poter tornare anche l'anno prossimo a questo bel presente. Io spero che sia ancora più ricco di presenze e soprattutto pure di momenti da poter veicolare all'esterno e al mondo intero. Hai visto? Bel paese Andretta, inutile che tu dici ma che fai, vai ad Andretta? Perché è concittadino. Vabbè, capita. Okay, ciao, grazie, sì. Vieni, adesso andiamo, buonasera. Ti faccio dire da questa buonasera. Bambina come si chiama? Ciao. Questa signora è una faccia conosciuta. Come ti chiami? Noelle. Come? No. Non mi aveva visto. Qua ci sono altre amiche che, allora, di solito qua mi salutano tutti da lontano. Stasera nessuno. C'è un'altra amica qua, lui è Raffaele che ha dato una mano anche all'inizio, no, una mano per l'organizzazione. Raffaele, è andato tutto bene alla fine? Sì, no, sta andando bene. Ok. E adesso io vado da... Mentre le tue amiche continuano a sfuggire. A sfuggire? Questo è impossibile. No. Lei potrebbe farti una testimonianza? Io raccolgo testimonianza. No. Teresa, vieni. Devi raccontare. Teresa, non fare la distratta nelle mani. Teresa è una grandissima amica di mia zia. E poi mi ha visto quando ero... No, piccolino. Quando sei nato? Sono sempre così brutto. Bello. No, forse crescendo. Ma che stai dicendo? Era bello. Crescendo si è fatto più bello. Hai visto? Sei ripigliato. Vabbè, Teresa, il fritto. Salutiamo Teresa e noi corriamo perché abbiamo un vescovo che sta arrivando. Da quello che mi dicono c'è un vescovo che sta arrivando. Salutiamo le nostre amiche. Ciao. Ciao Emiliana, ciao Anna. Vedi, te l'ho servita su un piatto d'argento. Vedi, la gente continua ad arrivare, Michele, vedi? Sì. Più. Salve, salutiamo i saggi. Vabbè, sarà così fino a tarda sera a questo punto, anche perché poi andremo a mangiare un gran panino, perché Luciano è stanco. Perché giorni. Luciano lo stiamo costringendo a fare una corsa, poverino, povero Luciano. È un grande però, eh?
Buonasera, da quanto tempo? Loro stanno ma tu non stavi impagliando? Vieni, loro stanno impagliando. Ci stiamo aiutando per finire le damigiane ed impagliarle dopo con un po' di salsiccia, sì. Lo diamo dalle labbra anche. Dopo che sono cicchio ci vuole. Ok, noi facciamo una dimostrazione. No, dimostriamo. No, scotta. Vieni. No, questo non te lo puoi perdere. Non si può far vedere, È in servizio, Facciamo i segni. Ciao Giuliano. Buonasera. Tanti amici qua stasera. L'impagliatore che si... Che mangiava. Con le salsicce. Don Piercarlo, vieni con noi. Questo vescovo arriva. Sta arrivando, infatti sto andando ad accoglierlo per questo. Quindi dove lo aspettiamo? Hanno lasciato solo Antonella. Antonella, vieni qua, Andrea, ti hanno lasciata sola? Dimmi chi le andiamo a prendere? Francesca e Valeria. E con quale scusa? Devono andare in bagno. Adesso andiamo a vedere se sono andati in bagno. Tu aspetta qua, fai la brava, ok. Allora, Don Piercarlo, ce lo porti qua il vescovo? Io volevo fargli fare il percorso dall'inizio, vediamo se riusciamo. Ok, allora facciamo una cosa. Torniamo. Un saluto magari. E poi... Ecco, perfetto, ok. Noi aspettiamo qua il vescovo per un saluto. Anna, qua adesso. Io qui vedo. Io ti faccio vedere dov'è che abbiamo un maggio che sta mangiando. No, non sta mangiando, sta... Stia mangiando veramente. Chiediamo un po' a questi ragazzi come sta andando. Allora... Come sta andando? Vi state divertendo? Avete venduto qualcosa? Sì, è comunque è una cosa bella che non c'è in tutti i paesi. Anna, dove è Anna? No, perché io non ti vedevo con il cappello. Allora, ma che vendiamo qua? Verdure e spezie. Frutta e verdura. Come si chiama? La bottega delle spezie ci ha dato qualcosa in gambe e noi abbiamo dato qualcosa. Hanno fatto un baratto, qua c'è stato un baratto, Anna. C'è stato un baratto, il macellaio che è sempre il solito. Noi eravamo rimasti, avevamo fatto un patto diverso con lui. Ci doveva preparare le cutiche. E dove stanno? Se le volete, ci voglio 2 secondi per farle, guarda. Due secondi le preparo. Noi più tardi certo. Possiamo salire. Certo. E questa qua come si chiama? Asia, hai visto che lo so? Asia, ti stai divertendo? Sì. Ma tu con chi stai? Stai sempre con Miriam? No. E che fai? Vendo le verdure. Vende le verdure, visto come sono bravi. Però io direi di... C'è questo vescovo che deve arrivare, c'è questo vescovo... Gli abbiamo già preparato l'incenso. Antonio, una domanda. Tu stai sempre in mezzo alle donne. Non esagerare con l'incenso perché... Venite qua. Queste sono Valeria e Francesca, venite qua. Dove siete state? In bagno. Allora è vero, perché qui c'è il bagno, allora è vero. Devono tornare subito da... All'esperta, la bottega delle... Tornate subito in postazione perché Antonella è sola. Che cosa avete venduto? Niente. Francia, niente? Niente. Vabbè, non va bene così. Andate ad osservare le nostre... Andate. Cavo il mio incenso. Il suo incenso. Anna, dobbiamo capire. L'incenso con l'incenso. Si arriva il vescovo e se no dobbiamo avviarci in questa... Allora, Michele, da dove deve passare il vescovo? Dovrebbe passare da sopra. Allora, facciamo una cosa. Mentre tu... Vai un attimo a vedere il mio amico con le botti che cosa sta facendo. Io cerco di capire se arriva il vescovo, eccetera. Tieni. Non so bene. Vediamo un attimo. L'amico di Michele. Buonasera, tutto bene? Tutto procede? Il presepe vi è piaciuto? Tantissimo. Bellissima iniziativa, tutti contenti? Sì, certo, tutti contenti. Tutto bene il presepe? Tutto bene, sì. Molto bello. Il bottaio continua a lavorare, ma stai sempre vicino alla stessa botte, io non lo so. Ah, è questa che ha qualche problema. Io ho l'impressione, caro Luciano, che ci prende in giro, come ci vede, così fa finta di lavorare. Questa è la mia impressione. È amico di Michele, capito? Quindi è quanto dire. Non fate lavorare che poi la moglie grida, andiamo?
Ma tu hai capito da dove arriva il vescovo? Ci sei arrivato? Ti fidi di me? No. Neanche io. Anche no. Allora facciamo i furbi, andiamo noi incontro al vescovo. Il prima o poi lo troveremo. Assolutamente, perché il vescovo sta iniziando. Senti, questi vicoli sembrano fatti apposta per il presepe, guarda. I ragazzi hanno lavorato tanto. Io sono testimone di tutto questo. Ah, qua avevamo un altro appuntamento, avevamo un altro discorso in sospeso qua. Ma tu hai visto? Fornaio, te lo sei iscritto? Il fornarino, eh? Te lo sei iscritto vicino alla palla per paura che qualcuno... Abbiamo infornato questo, assaggiate. Perché non sposti la palla? Non mi prendere in giro, che questi già c'erano. No, è un prodotto nuovo, assaggiate. Vero? È vero, questi sono dolci, Michele. È quella, è lei, la moglie, lui non fa niente. La moglie, mia figlia, mia figlia. Qua lavorano le mogli e le figlie, c'è poco da fare. Lui non sta a lavorare. Ok. L'amico della beccheria dov'è? Attenzione, il brigante, eccolo là. Ah, eccolo là. E Michele, ma manco ce li prepara le cutiche. Fa il distratto. Sì, qua dove stavamo stiamo. Come facciamo? Se veramente le volete io le preparo. Come facciamo? Se veramente le volete io le preparo. Ma noi le vogliamo cotte. Cotte no. Dove voglio cotte? Non penso proprio che... Non ce la possiamo fare. Allora lui è bravissimo. Se le volete io le preparo. No, cotte. Non è possibile. E non fa niente. Ciccio, noi proseguiamo. Buon lavoro. Ok, grazie. Questa abbiamo detto che è la casa della levatrice. Quindi che succedeva in passato, come non di piccoli? Venivano qua sotto, la chiamavano, corri a casa. No, la notte, e noi l'abbiamo illuminata. Noi, dico noi perché ho dato un contributo, perché quando il paese chiama io credo che bisogna correre in suo aiuto. Vedi? Antichi sapori. Ah, lì c'è una folla sospetta, Michele. Andiamo a controllare che succede. Lì c'è una folla sospetta, antichi sapori, antichi profumi, c'è poco da fare, la si magna, perciò sono tutti là. Dottori. Luciano, un attimo, saluto, un attimo il mio è quella la nostra... Buonasera, noi siamo di nuovo qui. Un saluto, buonasera. Ma sua moglie l'ha lasciato sola stasera? Sì. E lei cosa sta facendo? Cioè, ha cambiato, vedi? Ha finito già quella pietra e sta facendo, che lavoratore. Va bene? Va, quindi noi ci spostiamo, va bene? È un poeta, Michele. Okay. Ciao. Michele, che tu sia un poeta. Ah, ma tu stai continuando a mangiare? Io mangio un tarallino dolce. Anche perché con questo freddo, caro Michele... L'unica puntata di Laikos dove non c'è il sole, caro Michele, giustamente. Però oggi è stata una giornata bellissima. Vedi, qui hanno riprodotto l'allevamento delle api. Quindi miele. Col miele, chiaramente, non potevo mancare. Gliel'hanno scritto vicino alla porta, miele. Vogliamo vedere che succede qua? Qua succede che anche i re magi stanno mangiando. Andiamo a vedere che succede. Hai sentito, Luciano, si mangia. Sta mangiando. Non mangia. Non mangia il remagio. Lo fate passare per piacere. Buonasera. Giustamente il signore, ci sono sempre io, ci siamo già incontrati. Buonasera. Che succede qui? Che succede? Oh. Qua si mangia. Qua è materia tua, Michele, vai. Assolutamente. Federica, ciao, come Buonasera. Stai? Buonasera. Lei è Federica, bene. Grazie a lei si è fatto il presepe vivente, volevo dire. Era un'idea, però hanno collaborato tutti, hanno dato tutti una mano, Michele in primis e anche gli altri ovviamente. Chiaramente, io però ho un problema, ho fame. E allora quando io... Assolutamente sì, io quando lavoro devo mangiare. Vieni. Lui è un altro personaggio, Angioletto, Angelo. Buonasera a tutti. Buonasera. Cosa stai facendo? Siamo impegnati nella cultura della salsiccia alla brace. Mamma mia. Però noi abbiamo un problema, cioè ci serve un piattino, qualcosa, perché noi in ogni puntata dobbiamo assaggiare qualcosa. Dovete assaggiare, allora vi metto un po'
po' di pane caldo. Un po' di pane caldo. Io no, eh. No, no, dai, non fare così. Io no, Michele. Ne veniamo da giorni duri. Lunghi. Lunghi. Mi metto un po' di salsiccia. Un po' di salsiccia. Vai, Michele, vai. Pane caldo. Pane caldo, posso? Prego, prego. Vai, Michele. Le persone ti guardano, no, non infuriate, guardate, non... perché loro sono in fila e tu hai fatto il furbo. Ma... No, no, Michele, no, ti prego. È arrivato il vescovo, Michele, mo? È arrivato il vescovo, ma dov'è il vescovo adesso? È arrivato... Qualcuno dice che è arrivato il vescovo, quindi ci crediamo? Dobbiamo capire dov'è il vescovo. Questo panino è mio, Non toccate questo panino. Conservate il panino a Michele. Oh, no, no, dobbiamo fare una cosa. Buonasera. Una cosa obbligatoria. Quel signore là, dove è il vescovo? Lì. Okay. Va bene, è arrivato adesso il vescovo, andremo anche dal vescovo, però. Va bene così, va bene così. Non si chiude la fondanella? No, va bene, va bene. Vabbè, puoi pure togliere. Lui è Luigi. Buonasera, Luigi. Buonasera. Da Luciano, di là. Ciao, come va? È lui che fa il vinaiolo in questo. No, io faccio la salsiccia buona. Tu fai la salsiccia buona? Sì. Non ti credo, passo dopo. No, no, passiamo, passiamo, non è il problema. Provare per credere, Michele. Michele, vai, prova subito, Michele. Michele, vai. Stiamo andando dal vescovo. Stiamo andando dal vescovo. La scusa è buona. Vedi? Mi richiamato in diretta da 3 giorni perché sapevo di questa iniziativa e volevo maggiori informazioni circa gli orari, circa... una bellissima iniziativa. Bisogna valorizzare, finalmente bisogna valorizzare queste zone, questi piccoli paesini, queste parti antiche, salvaguardando la gastronomia, insomma, tutto quanto. Innanzitutto. E quindi volevo innanzitutto. E quindi volevo maggiori informazioni. Chi è? Me lo vuoi dire? È mio cugino. Madonna. Se pure i familiari infatti... ti richiamano sei alla frutta, Michele. No, lui mi richiama perché non ci siamo visti, perché lui quando viene ad Andretta deve marcare il cartellino, se non mi vede sta male. Sono 3 giorni che ti sta chiamando, perché non lo rispondi? Rispondi. Ci vediamo in queste ore, stai fino, resta per tanto tempo. Rimango fino a è un gran cugino, possiamo, dopo facciamo pace su. Comunque bene, un saluto a te. Bellissime iniziative. Saluti e venite ad Andretta, soprattutto in queste circostanze, in queste giornate particolari, che ne vale la pena. Grazie Giovanni. E noi scendiamo, chiediamo agli amici della Misericordia: è arrivato il vescovo? È vero che è arrivato il vescovo? Ok, sì. È arrivato il vescovo, grazie. Oh. E adesso andiamo stiamo al vescovo. Raggiungendo il vescovo. No, questi non me li posso perdere. Questa non me la posso perdere. Prego. Questa non me la posso perdere. Lei è un'amica a dir poco. Ciao Iole, come sorella, stai? Sorella, sorella. Un'amica mi sorella. Mi permetto di dire sorella. Come stai? Bene, grazie. Sono appena tornata da lavoro e sono venuta a vedere. Era obbligatorio, era obbligatorio. Certamente. Il maritino, vabbè. Con piacere, le tradizioni devono andare avanti sempre. Ed è la madre di uno dei musicisti. Sì. Salutiamo il marito, salutiamo Alfonso, salutiamo tutti. Grazie Iole, oggi giochi in casa, mi permetti questi saluti? Ma assolutamente, Michele. Oh, questa coppietta non ce la possiamo perdere. Perché lui ha detto, Michele, ti prego, fammi fare il panino che me ne vado. E io ho detto, vabbè, vai, io poi ti raggiungo. Sono state di parole. Rocco, come stai? Tutto a posto. Hai mangiato? Vedi tu. Giada. Come? È già finito lui. Io lo capisco. Io lo capisco. Ragazzi, buon proseguimento. Andiamo avanti. Ah, questa bottega qua non l'abbiamo fatta prima. Dobbiamo andare assolutamente. Anche perché. Vieni. Lucio, vieni qua. Allora, noi da adesso dobbiamo fare un'intervista. Senti, facciamo parlare dopo alla proprietaria di questa casa? Sì. Vieni qua, ti faccio vedere una cosa. Vedi? Questa è una casa del passato, vedi? Vedi che, ma ti rendi conto che cosa hanno prodotto questi ragazzi? Oh, che bello!
Questa è una casa del passato, c'è il letto anche. E prima Anna si viveva. Questa era tutta vieni, la vieni, casa. Vieni, vieni. Questa era tutta. È bellissima. Si viveva in poco spazio, ma si stava bene. Oggi abbiamo tutti quanti le regge, però si manca il senso della famiglia e delle comunità. Vero? È vero, è vero, è vero. Lei è Mena, così la chiamiamo noi, che mi ha rimproverato tante volte oggi. Buonasera. Allora, qual è, di chi è questa casa? Allora, buonasera a tutti. Guardiamo la telecamera, non farti rimproverare sempre. Non ti preoccupare. L'assenza di appartenenza è forte, perché abitavano i miei bisnonni, loro proprietari di questa casa, nonno, bisnonno Michele e Maria Antonia, e io sono praticamente la nipote della nonna Lucia, che abitava da ragazza, perché all'epoca abitavano in questa casa con tanti figli e poche cose, il minimo indispensabile, di cui c'erano altri fratelli, e tutti quanti appartenendo alla stessa famiglia, che da ragazzi abitavano in questa casa e hanno vissuto qua, e poi ognuno si è sposato e ha fatto la propria strada. Sì, in effetti, è tutto originale, il cotto è rimasto tutto così, c'erano delle... già degli addobbi già originali, perché noi abbiamo messo solo l'allestimento, perché comunque la credenza è quella di un tempo, quella giusta, sì, che era già nel muro, abbiamo solo allestito un poco, e poi c'è il camino che risale al 1928, quando è stata fondata qua la casa, l'iniziale del proprietario Michela Cocella. Praticamente loro sono i nipoti, le foto dei del nonno. E io vi faccio con mio padre, in effetti, perché qua erano i bisnonni di miei, e lui è un nipote diretto. Ok, vi faccio i complimenti, perché avete fatto un gran lavoro e avete riproposto una bellissima cosa. Però Luciano, vieni, perché noi abbiamo, e non la possiamo perdere questa cosa, ciao, signor Pasquale Cascio, vescovo di Sant'Angelo dei Lombardi. Anna, vieni. Buonasera. Vescovo Cascio, allora, Anna Guerriero, stiamo ascoltando i bambini di un coro di Angioletti, che sì, sta ricordando il Natale in questi momenti ad Andretta. Una bella iniziativa. Certo, un'iniziativa che fa ricordare e fa vivere, fa ricordare l'evento della nostra salvezza e fa vivere da amici e fratelli. Che si prova, lei è all'inizio di questo percorso, che si prova a camminare in questi vicoli in queste ore, a pochi giorni dal ricordo appunto della nascita di Gesù? Sento che la nostra storia è una storia cristiana, e queste case sono case abitate da cristiani da secoli, e oggi rivivono celebrando l'evento cristiano della nascita. Monsignor Cascio, lo posso testimoniare direttamente, Don Piercarlo ha creduto in questo evento perché vuole creare un senso di comunità. Lo deve fare lui, lo deve fare le comunità, ma lo devono fare un poco tutti questi paesi dell'Altirpinia, che sono sempre più isolati e più in difficoltà. Cosa bisogna fare per migliorare ancora di più tutto questo? Sì, bisogna continuare in queste iniziative che mettono insieme la nostra gente, la fanno sentire un popolo unito. E poi continuando ci si rende conto che la nostra gente ha bisogno di credere di più in questi territori che sono cariche di storia, ma che sembrano quasi fermi e non sanno andare oltre la preoccupazione del presente. Lascio il microfono ad Anna Guerriero. Io in conclusione vorrei da lei una benedizione, un augurio speciale per il nuovo anno, per questa nostra Irpinia, terra dalle grandi potenzialità, terra dalle enormi ricchezze che però continua a soffrire. Certo, l'augurio è che la nostra terra possa trovare, o meglio ritrovare, la grandezza nelle persone, perché la nostra grandezza è stata sempre nelle persone che l'hanno abitato, e una grandezza che le persone che la abitavano hanno portato anche fuori. E il popolo irpino è vissuto bene qui, ma dovunque è andato ha dato al nostro paese, all'Italia. Credo che ritrovare, ecco, la forza di queste persone qui sul territorio, e che poi portano anche fuori, sicuramente per noi è un vanto.
gli irpini che vanno fuori ci sono, però vorrei anche da fare questo augurio, che vadano lì ricordando e testimoniando l'appartenenza a questa terra, anche se non potranno ritornare, però possono testimoniare che la grandezza è legata anche a questa terra. E di rimando sicuramente questa terra avrà ancora tanto da offrire a chi la abita e anche a chi è andato via. Ringraziamo Monsignor Pasquale Cascio, un saluto velocissimo anche con Don Piercarlo, perché adesso sarà impegnato sicuramente nella visita, noi siamo quasi in chiusura. Don Piercarlo, restiamo qui col Vescovo, un bel successo, ci siamo riusciti, è andato tutto bene, grande soddisfazione anche da parte tua, il tuo messaggio finale a tutti gli andrettesi, ma anche agli irpini, ad altri paesi a credere in questi eventi. Oltre che un grazie chiaramente a quanti con tenacia hanno collaborato perché questo evento riuscisse, e possiamo dire che è riuscito, l'augurio è che tutti, nessuno possa mai perdere la speranza, quel bambino che è una luce di speranza per tutti noi. Grazie Don Piercarlo, saluto finale del Vescovo Cascio. Carissimi amici, crediamo nell'unità e il nuovo anno sarà per noi una benedizione. Grazie Vescovo Cascio, grazie Don Piercarlo. Andiamo a chiudere, salutiamo anche Antonio che è il segretario del Vescovo, sempre gentilissimo. Andiamo a chiudere con una chicca. Se ci fanno un po' di spazio, io ho fame. Un attimo, vieni a leggere, vieni. Per l'anno nuovo, ben festeggiare, una pettola calda devi mangiare. Viene offerta con cuore, è nato il Signore. Porta al mondo un bene profondo, la pace, la gioia, la serenità. E tutti ci dobbiamo amare. Auguri, buon 2019, chiaramente siamo a cavallo tra il Natale e il Capodanno, lei e Mena, e poi abbiamo un'altra Filomena dentro, possiamo far salutare anche lei o no? Oh, adesso io questa cosa mi piace, la pasta è lì e qui si fanno le pettole. Spiegateci come sono, cioè io lo so, spieghiamo un po' a tutti come sono. Okay, tu lo sai come si fanno? Questa pasta viene fatta con semplici ingredienti, solo un po' di lievito e un po' di farina. Sembri una poetessa. Perché con poco i farfarielli si accontentavano. Perfetto, possiamo farla parlare pure Filomena un poco? Sì, Filomena, com'è stato gestire con la collega questa bottega? È stata un'esperienza bellissima, ci siamo divertiti molto, abbiamo collaborato molto insieme. Spero che in futuro ci saranno altre occasioni per collaborare insieme. Ok, io vi saluto. Prendete una pizza. Assolutamente, andiamo fuori, salutiamo Filomena perché chiudiamo. Con il profumo e il calore delle pettole. Sì, però io quale direi... Quale migliore chiusura ci poteva essere ad Andretta? Prima che arrivano tutti a prendersi le pettole. Però andiamo, Luciano, vieni, seguici. No, giriamoci, andiamo... Giriamoci con... Vieni, Michele, tieni la pasta. La mangiamo la pettola? Dai, oh. Se no, a me si offende. Mangiamo insieme. Siamo pronti? Questa scotta. Stai attenta che scotta. Scotta. Come? Facciamo... Vuoi sapere come si dice scotta in andrettese? Senti. Cocine. Coce. Okay. Se un buon anno volete fare... L'abbiamo già letto. Assaggio io che sono l'uomo, dai. Dopo andiamo. Diceva un amico, se non sbaglio si mangia il microfono. Salutiamo le ragazze, lo so, l'ho sentito. Buon anno. Stanno dicendo che se sbagli mangi il microfono. Non è così, tu lo sai, no. Tu sai che sono delicato in queste cose. Vedi, la buona mena è data anche da Luciano Mangiante, però siamo in chiusura. Abbiamo voluto fare questa puntata particolare di Laicos, una puntata itinerante, non intorno al solito nostro tavolo, ma una puntata itinerante, una puntata fatta di storia, di tradizioni. Tavoli, Michele. Tavoli. Abbiamo raccontato la rappresentazione della natività vivente qui ad Andretta. Luciano continua a mangiare.
Fa freddo, la pettola è calda, ci sta benissimo. Abbiamo raccontato un po' la storia di questo paese, non con il solito servizio, ma vivendo il centro storico di questo paese. Io sono stato felicissimo della nostra presenza, della vostra presenza qui, e a questo punto però mi dispiace perché siamo in chiusura, addirittura d'arrivo. Siamo alla parte finale. Siamo davanti al bellissimo braciere. Bellissimo braciere con le pettole. Dammi tu un giudizio. Tutto bellissimo, tutto caldissimo, fatto eccesso del tempo, nel senso caldissimo mi riferisco al calore umano, ovviamente, al calore delle persone che anche oggi ci hanno accolto a cuore e braccia aperte. E possiamo dire ufficialmente che non c'è un solo paese in Irpinia, compreso il mio, che non conferma la bellezza di questa terra. Assolutamente. Questa terra è spettacolare. Per tutto l'anno, Michele, 365 giorni all'anno, l'Irpinia è una terra spettacolare. Noi a detta ci torneremo, chiaramente. Sicuramente. E allora io vi dico, come sempre, evviva il presepe vivente di Andretta. Evviva l'Irpinia. Buon Irpinia a tutti, ciao!